E qui accanto abbiamo l'assessore alla cultura del comune di Castelfranco Veneto, architetto Lizza Maria Grazia. Rivolgiamo la parola all'assessore alla cultura, riprendendo le ultime parole che mi sembra già da prima della conferenza abbiamo sentito. La lettura di un uomo che ha prodotto moltissimo e, come lei spiegava prima, sarà ancora capito. Il fatto che l'amministrazione sia qui presente è perché crede profondamente nella cultura, crede profondamente nel ritrovare per i giovani il senso della lettura, il senso della riflessione, il senso delle fonti. Pierpaolo Pasolini ci insegna, appunto perché lui viveva profondamente la sua storia, la sua epoca, e quando creava una sceneggiatura andava a fondo del tema che voleva sviluppare e cercava i personaggi che potevano rappresentare questo tema, sempre legato molto alla realtà. Una realtà che gli ha permesso, una conoscenza che gli ha permesso di andare oltre e di vedere, come diceva il preside prima, quello che sarebbe successo poi. Io personalmente sono legata a lui come autore perché intanto come amante delle sue sceneggiature, partendo dalle 120 giornate di Sodoma e per poi arrivare a Uccellacci Uccellini e poi al suo libro grandioso del 55, Ragazzi di vita, che io spero che i ragazzi del liceo, ma sono sicura che lo faranno, leggeranno queste opere, vedranno queste opere meritevoli. Il messaggio che lui dava era conoscere per valutare, per comprendere e per eventualmente anche criticare, scusate, prendere delle posizioni di fronte a certe situazioni. Io auguro che i ragazzi, partendo da Pierpaolo Pasolini, possano arrivare a crearsi una buona base di conoscenza per poi avere una loro personale intuizione, una loro personale visione del mondo, per rendersi utili nel mondo e per la loro vita. Questo è quello che io auspico ai giovani del liceo e non solo, perché è aperta l'iniziativa a tutti.